sono in mezzo ai nuovi campioni regionali dell'Under 19 dell'Atlante Grosseto. Intanto un applauso che il pubblico ha fatto a tutti questi ragazzi, compreso il mister, e ora conosciamoli di persona velocemente, uno per uno. Capitan Cipollini. Ciao, siamo i campioni del girone, siamo noi, i campioni del girone, siamo noi. Galeota, arrivi da Pescara, soddisfazione, da Catanzaro, scusami, una stagione esaltante. Sì, devo ringraziare tutti i miei compagni che comunque ci hanno creduto fino all'ultimo, anche fino all'ultima partita, comunque un risultato duro, 9-1. Sono felice perché abbiamo giocato tutti, abbiamo dato tutto fino all'ultimo, il mister è contento, noi siamo contenti, dirigenza anche tutti contenti. Che devo dire, stagione spettacolare. Allora, io intanto qualcuno non le conosco personalmente, allora chiedo nome e cognome. Cardone Tommaso. Intanto complimenti, oltre per questa vittoria del campionato, anche per la tua continua presenza nella rappresentativa regionale. Grazie. Sono felicissimo perché a mio parere è stata una buona stagione, un'ottima stagione da parte della squadra e buona da parte mia, comunque partendo da giocare di meno, adesso giocare un po' di più, e ci tenevo a segnare in questa partita e sono felicissimo. Te arrivi da? Vivo a Grosseto, però arrivo da provincia di Caserta. Provincia di Caserta. Intanto uno dei grandi assenti di questa finale, che veramente è Tommaso Lessi, hai fatto già una ventina di gol, 18-19 gol, senza, e saltando anche 6-7 gare, sì. Pertanto quanto hai sofferto stare fuori anche non solo in queste partite, ma in modo particolare in questa festa, anche se sei presente con le stampelle, ricordiamo. Si soffre, però sono contento comunque dell'ottima stagione che abbiamo fatto, e a parte questo infortunio sul finale, però dai, ci rimettiamo e torniamo. Quanto hai sofferto? Perché io lo so. Sì. Tuo nonno, ci sono amico da una vita, dagli anni 60 a Piombino. Sì. Quanto ti hanno aiutato in questi giorni, in questi momenti? Sì, la squadra è stata sempre al mio fianco, i ragazzi sono stupendi, il mister è lo stesso, quindi mi sento comunque parte di questo gran gruppo, anche essendo fuori per questo periodo, diciamo. Allora, se qualche altro viene al microfono, se no vado a concludere, perché c'è la foto dove il segretario, uno dei migliori segretari a livello, il migliore, ha detto lui, Landi, Paolo Landi, dalle sue parole, dalla sua voce, non è il migliore, pertanto complimenti lo stesso. Grazie. Ed ora la foto di rito, anzi l'ennesima foto. Intanto vorrei altri ragazzi che non sono venuti qui ai nostri microfoni. Nome e cognome? Pittaro Giulio. Sei andato in crescendo, ti devo fare i complimenti, perché magari anche te sarai sicuramente contento di questa tua stagione. Abbastanza, vengo da Casciano di Murlo, un paesino piccino dove c'è una squadra di calcio a 5, la Sorba, che milita nella C2, e comunque da lì sono invogliato a continuare questo sport e sono arrivato qui a Grosseto grazie a Mister Izzo, che mi ha dato la possibilità di giocare e di darmi anche tanto spazio, crescendo ovviamente, perché non è che sono... E credo tu lo abbia anche ripagato. L'ho ripagato e voglio rimanere qui e continuare questo percorso, sempre con l'Atlante. Grazie ancora una volta, complimenti. Da Follonica con furore, Agnelli. Giacomo, allora, che stagione è stata per te? Naturalmente esaltante perché hai vinto il campionato, sì, ma no. Tutto sommato? No, sì, mi sono fatto male anche tre volte, però mi sono divertito, è stato un botto divertente. Il momento negativo l'ha avuto un po' nel periodo quando si giocò con la Lazio, con la Lazio in Coppa, sì. Che eri veramente messo male. Malissimo ero messo. Sì, infatti mi è dispiaciuto non giocare contro la Lazio al ritorno, però poi comunque ora sono ritornato, tutto a posto, felice di aver vinto il campionato. Da Franco Ciardi salutami anche tuo padre, grande giocatore, grande difensore e ora allenatore a Venturina, se sì, non vado errato. Sì, vero. Non so che annata all'era, ma è Venturina. Il numero uno in tutti i sensi quest'anno. Luca Guarducci, complimenti Luca. Grazie. Hai fatto una stagione strepitosa. Grazie. L'Atlante ha vinto il campionato, pertanto complimenti sono d'obbligo. Ma te sei una delle sorprese in senso assoluto più positive. Grazie. No, sì, l'anno scorso giocavo a pallavolo, quindi insomma
è stata un po' un'esperienza nuova, diversa, e mi è piaciuta moltissimo. E... cioè, cerco sempre di dare il massimo, però... Due parole per questo signore che è qui davanti a noi, Alessandro Izzo. No, mi ha sempre allenato bene, si vede, cioè, non ho mai giocato a calcio a 5, comunque mi ha insegnato tantissimo e quindi devo fargli... Lo possiamo dire che sei una sua creatura calcisticamente, parlando calcio a 5? Sì, sì, si può dire decisamente, non avevo mai provato niente calcio a 5, mi ha insegnato tante parate che non sapevo nemmeno esistessero, quindi sì, lo possiamo dire. Personalmente ci sono... dei ragazzi come Lessi, come Dida, che a cui faccio mando un mio caro abbraccio, e tutti gli altri, perché ci sono bravi, meno bravi, sì. Però il mio preferito di questa stagione, non me ne vogliono i tuoi compagni di squadra, da esordiente a calcio a 5 sei stato uno dei protagonisti, grazie. In senso assoluto, veramente complimenti. No, grazie mille davvero. No, non mi aspettavo. Avrò la cena pagata quantomeno. sì, sicuramente anche qualcosa di più. No, vabbè, davvero, devo ringraziare tutti, mi sono divertito tanto, devo ringraziare la squadra, comunque hanno sempre difeso bene, Cipollini, tutti, veramente, sì, devo fare ringraziamenti anche a loro. Noi ci rivediamo presto, perché il campionato non è ancora terminato. No, cercherò di non prendere gol, per quanto possibile, cerchiamo di tenere... E sei anche il portiere, appunto, meno battuto del campionato, avendo la miglior difesa. Devo ringraziare anche la difesa, infatti, Cipollini, Jack, tutti, ma anche in attacco, tutti. Calcio 5 si difende tutti, si attacca tutti. Salutami anche il tuo fratello, oggi non c'è. Oggi non c'è, no. E sì, ti saluto tutti, grazie mille. Grazie Luca e complimenti ancora una volta. Grazie. Aspettiamo per concludere... Mister Alessandro Izzo, veramente no, ti ho visto quando incitavano e dall'altoparlante facevano il tuo nome, meritatamente, stavi per piangere. Una è andata. Perché questi sono stati ragazzi eccezionali, mi hanno fatto anche arrabbiare molto, perché poi quando si inizia un percorso con persone che comunque hanno iniziato da poco, è molto difficile. Poi calcio a 5 è fatto di tanti meccanismi, di tanti schemi, è tutto diverso dal calcio a 11, quindi hanno avuto tanta difficoltà, però è stato il mio orgoglio, perché non mi hanno mai dato un problema. Loro sanno quanti sacrifici ho dovuto fare per seguire loro, dal corso a Pistoia, a allenare la prima squadra, a quello che mi è successo di Nicola, quindi questa vittoria va anche alla Nicola. E quindi... a cui mi aggiungo. E quindi niente, io posso solo ringraziare questi ragazzi. Allora, si parla di campionato vinto, però ora mancano sempre due gare e poi dopo al termine del campionato che succede? Esatto, perché prima la prima in classifica non disputava i playoff, quindi era avvantaggiata, nel senso in cui aveva tempo per riposare, per recuperare gli infortunati. E ora invece la quinta viene fatta fuori dai giochi, prima era seconda contro quinta, terza contro quarta, ora la prima entra subito in scena contro la quarta, ci sarà la seconda contro la terza, poi le vincenti si scontreranno in una finale e noi le facciamo in casa perché abbiamo un miglior piazzamento. La vincente rappresenterà la Toscana nel playoff scudetto. A livello nazionale per lo scudetto. Playoff scudetto, quindi il nostro grande obiettivo è quello. Il primo, noi abbiamo raggiunto già due obiettivi su due. Il primo era i sedicesimi di Coppa Italia. Ora siamo arrivati a vincere il girone e noi ora assolutissimamente vogliamo rappresentare la Toscana in Italia. Allora, Alessandro, è stata una stagione lunghissima. Iniziata in piena estate col primo ritiro qui al campo del centro sportivo dell'Invita Sauro, non sapevi nemmeno da dove iniziare, nel senso era già in programma il corso. A proposito, tesserino l'hai ancora preso? Sì, preso. È arrivato, tanto complimenti, anche c'hai anche un pezzettino di carta che non guasta mai. Voglio dire, da lì pensavi a questo corso che ti teneva lontano da Grosseto per 3 o 4 mesi, hai trascurato tra virgolette i tuoi ragazzi. La vittoria di questo campionato, che in partenza era inimmaginabile, poi avete rinforzato la squadra, nonostante avesse due assenze negli ultimi mesi. No, io ho preso l'under per vincere. Va anche dei complimenti e dei ringraziamenti alla gestione precedente, lo ripeto, perché poi i ragazzi sono stati allenati alcuni da Federico Baluardi, che è un mio giocatore, l'anno scorso ha creato le basi per poi vincere quest'anno. Chiaro che mancava un 60%, lo abbiamo messo. Devo ringraziare anche i ragazzi della prima squadra che hanno alzato il livello di questi ragazzi a qualche allenamento. Devo ringraziare
I ragazzi della mia squadra ci hanno anche seguito, che ci hanno anche aiutato, come Neil, come Tamberi. Ecco, a proposito di Tamberi, lo ringrazio perché ci sta facendo da operatore in questa grande festa finale. È straordinario perché fondamentalmente poi a volte mi dice che perde magari un po' di entusiasmo, ma lui è l'anima, è una delle anime dello stemma che porta l'Atalante e non potevo farlo lasciare via, quindi io sono soddisfattissimo, orgoglioso dei ragazzi. La stagione è a metà perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo del playoff scudetto, poi fare il massimo al playoff scudetto e soprattutto poi anche con la prima squadra. La prima squadra merita la Serie A e spero che la raggiungiamo. Voglio concludere un po' con una battuta o se vogliamo con una vecchia canzone, non so se te lo ricordi, sei giovane, cantata da Nicola Arigliano. Io ti seguo in modo particolare dall'alto nel tuo percorso durante la partita avanti e indietro. Ecco, c'era una canzone di Nicola Arigliano che faceva 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno. Ecco, e te durante la partita quanti chilometri fai davanti alla tua panchina? Ne faccio, ma perché fondamentalmente i ragazzi anche più giovani vanno seguiti ancora di più, quindi non bisogna mai fargli perdere la concentrazione, ma è un mio modo. Ci sono gli allenatori che non muovono un passo, io ho bisogno di seguire sempre la squadra. È tempo di salutare anche o ringraziare, il microfono è tuo, hai parlato fino adesso, però voglio che tu concluda facendo i ringraziamenti a chi vuoi. No, faccio ringraziamenti sicuramente alla stampa che ci ha seguito, a te Franco Ciardi in primis, poi ti chiamo Franco Ciardi, ma Franco sei un amico da tantissimi anni. Faccio i ringraziamenti a Grosseto Sport, a tutti gli operatori, agli operatori Fontani che ci seguono sempre. Faccio i ringraziamenti alla società perché si può dire quello che ci pare, ma se non mi avessero dato carta bianca non potevo costruire un gruppo del genere, quindi sono stati possibili gli apporti di Didac che, ricordiamolo, questo è un protagonista esemplare di questa cavalcata, lo aspettiamo per il playoff scudetto, e non potevamo aggiungere nemmeno Jesus, quindi nemmeno Mattia da Galeota che l'abbiamo preso dal Catanzaro, quindi io devo fare complimenti anche alla società. È una super squadra, un bello organico. Sì, ma poi sono migliorati anche i ragazzi che giocano di meno e questo mi inorgoglisce ancora di più. Oggi abbiamo visto un'ottima prestazione per esempio di Poggiaroni, Cardone è andato in gol, Sergei ha fatto a tratti bene, quindi io penso che posso solo essere soddisfatto. Ale, per il momento questa è la prima vittoria di questo campionato, di questa stagione, aspettiamo con ansia e trepidazione la Serie B come finirà, ma veramente ancora una volta ti saluto, veramente ti reputo un mio figlioccio e pertanto ancora un grosso in bocca al lupo perché la tua carriera è appena all'inizio. Grazie di cuore a tutti e buonasera.